qualcuno ha mai reclamato nel suo condominio quel cane? Ma no, no, perché questo è un cane tranquillo, quindi baia. Non ho mai avuto, no. Assolutamente. Online. Online? Beh, non sono a conoscenza. Che dice, se uno avrà un cane che ci tasseranno forse pure, non so, che mangia pure il cane. E allora così abbiamo finito di... Dopo tutti questi animali? Assolutamente. Ha un rospo da sputare? Qualcosa che non va bene? Ma no. Tanti. Uno. Uno, la politica che... sta politica che ci sta gestendo in maniera veramente vergognosa e... ecco poi i risultati. Ha idea? Lei comunque ha fiducia o vorrà votare? Andrà a votare? Guarda, io onestamente per la prima volta in vita mia non so a chi dare il voto. Nemmeno Renzi o Grillo come protesta? Assolutamente no. Sì, sarebbe un voto di protesta, però non so cosa fare, la prima volta in vita mia. Altro che ragazzino che per benino sapeva molte cose più di me. Mi ha portato tante volte a vederle. Angelo, ci sono parecchi turisti adesso? Ma adesso sono molto calati i turisti rispetto ai pullman qui al centro, non possono più entrare. E dove li metteranno i pullman? Ma credo siano alloggiati nel parcheggio del Gianicolo. Per cui a voi vi porta a disagio? Eh sì, abbastanza. Senta, ce l'ha un rospo da sputare, Angelo, qualcosa che le sta sullo stomaco? Sulla politica? Abbastanza. Ma diciamo più che altro per la politica ormai noi dobbiamo fare come l'Egitto. Se facessimo come in Egitto, io penso che questi parlamentari qualche cosa cambieranno. Ecco. Se non facciamo così, rimangono sempre tali e quali. Lei dice, rompono tutti i giorni, dalla mattina fino alla sera. E uno non ha lei ha fiducia in qualcuno adesso? Per il momento nessuno, perché sono tutti uguali. Ho voglia di dire che sono tutti differenti, ma non esiste proprio. Per me, perché quando ci sono le riunioni, per aumentare di 50 centesimi a un operaio, ci combattono settimane. E loro in due secondi si aumentano del 1.500 euro a botta. Senta, in tempi di crisi, in tempi di crisi la mancia la danno ancora? Ma è molto calata. Una volta era una parte integrante, sì, dello stipendio. No? Tante persone con le mance andavano avanti. Chi si è fatto una famiglia, chi ha comprato una casa, roba del genere. Adesso no? No. Senta, il redditometro che mi dice del redditometro online? Per me è tutto da controllare. Perché c'è da fidarsi e non fidarsi. Grillo ha detto facciamo il partitometro per i politici, il redditometro. Sì, per loro. Ma perché adesso loro dichiarano tutto e scaricano tutto e noi operai scarichiamo il 19%? Ma perché non facciamo il contrario? Noi scarichiamo il 100% e loro scaricano il 19%. Vediamo un po' come fanno. Senta, domani... Salirò col suo peso sul petto, come una carpa e il fiume, mi spalmerò sulla faccia il rossetto per farlo ridere, per lui poi comprerò. Di un rospo. Un rospo qualcosa che va male, qualcosa che ha dentro. Va male è la crisi economica che c'è nello Stato italiano, dove ci hanno portato i politici. Questo è il rospo, che le cose non vanno bene, la gente perde il posto di lavoro, ci sono parecchi disoccupati, oltre agli esodati ci sono anche i disoccupati. Come sopravvivono i comuni mortali, cioè i cittadini a questa crisi? Che si deve fare per andare avanti? Che si deve fare? Chi è di dovere dovrebbe pensare per tirarci fuori da sta crisi, per creare posti di lavoro, che la gente non sa come fa e c'è gente che si ammazza e c'è gente che va a fare pure le rapine per sopravvivere. C'è gente, ho letto giorni passati sul giornale che un ingegnere che ha perso tutto quello che aveva per i debiti, che le banche non gli fanno credito, è dovuto andare a fare il rapinatore agli uffici postali a Roma. E un altro, tecnico radiologo pure andava a fare le rapine in banca. Devono cercare di risolvere questa crisi. Qui danno lavoro solo agli extracomunitari, non perché io non incontravo niente con loro, però penso che veniamo prima noi e poi vengono gli altri, gli italiani. Però anche è vero che molti extracomunitari fanno lavori molto umili, ecco.
Quindi gli italiani saranno disposti a fare le nostre donne le badanti. Questo è pure vero. Tanti italiani avevano i genitori che facevano i contadini e con loro arrivati alla pensione, anziani che non possono più fare questo tipo di lavoro, i figli non hanno potuto fare, hanno abbandonato i campi. Pensa che verrà sfatato il mito dell'università per i giovani, perché bisogna tornare ai lavori manuali anche. Speriamo, perché io ho una figlia che va all'università cattolica, speriamo di sì, perché uno studia tanto e poi non trova manco lavoro e è obbligato ad andare a lavorare all'estero. Noi abbiamo avuto, anzi abbiamo, parecchi scienziati, ricercatori che sono dovuti andare a lavorare all'estero e lì hanno trovato la gloria che meritavano. Ma di cose da dire che bisognerebbe dire? Ma sai, io lavoro con l'idea che c'è troppa gente che parla male degli altri, bisognerebbe parlare bene, bisognerebbe trovare la parte migliore, più buona. Non lo so, sputa il rospo, boh. E qui c'è lo schifometro, sputa il rospo, cioè vorremmo spostarci un po' più cose un po' più positive, non crede? Sente, la politica è soddisfatto della politica? No, spero solo siccome sono credente, spero che il Signore sia misericordioso e ci aiuti a salvarci anche dai politici. Ecco, per cui ci affidiamo sempre. Non c'è limite al peggio. Senta, ieri in 11° municipio hanno regolarizzato le unioni di fatto. Ci stanno tanti quei problemi più seri, veramente, dedicarsi tanta attenzione a questa cosa qua, veramente, io certe volte credo che sia paradossale. Ci sono famiglie, ci sono 400 fra separazioni e divorzi ogni giorno in Italia. E nessuno si preoccupa delle conseguenze sociali di questo. E, veramente. La famiglia è l'equilibrio fondamentale. Ma la famiglia, non lo dico io. Storicamente è quella che costituisce la società. Dove esistono famiglie c'è stabilità, educazione, formazione. Dove la famiglia si sfascia i risultati sono tremendi, soprattutto per i figli. E questo bisognerebbe essere una preoccupazione seria per chi dice di curare il bene comune. Senta, un messaggio allora all'umanità, un messaggio di speranza. Ma guarda, i messaggi di speranza sono tanti, in verità ci sono tante più cose buone nel mondo di quelle cattive che ci fanno vedere. L'umanità va avanti, cresce e io sono convinto che ci sono tante di quelle persone che si svegliano la mattina, che lavorano, che fanno del bene e tutto questo bene poi garantisce che questo paese e questo mondo vada avanti. Bravo, mi è piaciuto. Vabbè,
Matilde Dalli, la presidente dell'associazione Arca, in difesa comunque dei gatti. Sappiamo che state facendo una petizione, una raccolta di firme, per che cosa? Per evitare che il comune, a fronte di una decisione giustificatissima dell'ispettorato del lavoro, chiuda la struttura al 31 dicembre, buttando in strada, in pratica, i nostri 280 gatti. Questa colonia felina è stata creata per i gatti meno fortunati, ossia gatti malati, gatti ciechi, tripodi, neurologici, che vengono portati sia da qualsiasi romano che passa o vengono presi nelle colonie, perché malati o portatori di handicap, per cui non potrebbero vivere sul territorio, e vengono da noi. Ora, noi ci chiediamo, oltre a questo, noi abbiamo una colonia grandissima di gatti liberi, anche un po' cattivelli, che vivono lungo le sponde del Tevere. Se noi ce ne andiamo, che fine fanno i gatti malati, visto che la struttura comunale preposta ad accoglierli siamo noi? E che fine fanno i gatti del Tevere, che da noi trovano rifugio e mangiare, se ce ne andiamo muoiono di fame? Ecco, che sono altri comunque, no? Sono praticamente una cinquantina. Quante persone, Matilde, stanno firmando questa petizione? Siamo arrivati come firma delle petizioni a 4.400 persone. In più abbiamo 16.000 persone che hanno firmato con like. Poi ricordiamoci che chiudere la struttura significa anche che i lavoratori, 6 persone, vengono buttati in strada. 6 ragazzi, no? Sono ragazzi. Esatto, sono ragazzi che amano i gatti, però lavorano anche per vivere. Per cui c'è anche un aspetto umano in un contesto felino. Senti, ma i sostentamenti per cui da dove vengono? Dalla gente normale? No. L'Arca ha una convenzione con il Comune di Roma dal 2003 che paga per pagare il mangiare, le pulizie e il personale. Ora è necessario che il Comune recuperi 500.000 euro per ristrutturare fondi che erano stati stanziati già nel 2007 a bilancio 2008 e poi non adesso ci sono con più. Italia. Certo. Senti, questa tua passione per i gatti e perché non per un cane, Matilde? Allora, non è vero, io sono nata canara, però poi parliamo nella preistoria. Vedendo qual era la situazione degli animali in genere a Roma, parliamo di 25-30 anni fa, mi sono accorta che i cani, un minimo di supporto dalle associazioni che si erano create e che li tutelavano, c'erano, e i gatti invece avevano la frase s'arrangiano. Per cui mi sono dedicata ai gatti perché ho ritenuto che erano quelli più bisognosi d'aiuto. Senti, perché dice che il gatto è opportunista a differenza del cane? Chi lo dice è perché non conosce il gatto. È molto facile parlare, i biondi sono più belli dei bruni, gli occhi celesti sono più belli. Senti Matilde, però abbiamo visto che Nerone, no? Dice cani e gatti non si possono vedere, è vero, perché dentro si è spaventati i gatti pure. Sì, ma principalmente diciamo c'è questa guerra per il semplice fatto che siamo noi umani che gliela trasmettiamo, non è il caso di Nerone, però io sono incappata in moltissime persone con un bel cagnone che dicono dai prendilo, i soliti cretini che nel cane si realizzano, non essendo loro... Il gatto per cui che non si fida tanto sta già allerta. C'ha ragione. Però io ho sentito che Nerone gli batteva pure il cuore, per cui ho un po' paura. Probabilmente perché è un cagnetto e ne ha visti 20, ma se tu prendi un cane grosso... Vedo un gatto, lo caccia. Ma principalmente perché c'è il padrone che lo incita a prenderlo. Senti, sappiamo, allora, su Facebook c'è la pagina che si chiama? Chiusura di Porta Portese, c'è una petizione che si può firmare online. E mancano ancora 1.000 firme, no? 600 firme, per cui dai e firmate. Come allora, come prima.
fare. Dobbiamo fare una sorpresa. Un attimo soltanto. Sì. Un attimo soltanto. Sì, sì, siamo in diretta. Un attimo soltanto, per momentaneamente al telefono. Ah, ecco, ok. Allora, dobbiamo fare una sorpresa. Ciao Violetta, buongiorno. Buongiorno. Violetta è la mia figliola che in questo momento si trova a Torino e dobbiamo fare gli auguri a Benedetta Mazza. E lei non lo sa, vero, non lo sa, perché oggi compie gli anni. Benedetta è la conduttrice di Rai Gulp. È la conduttrice di Rai Gulp che va in onda il sabato. Allora, Rai Gulp è il canale e Benedetta fa la TV Ribelle, che va in onda tutti i giorni alle 18, dal lunedì al venerdì, e Gulp Girl, che è il programma di punta del canale, che va in onda il sabato alle 15 e in replica la domenica alle 16.35. Adesso ve la passo. Ecco. Benedetta? Eccomi. Benedetta, buongiorno, sono Rosmaria Bassi, la mamma di Viola. Intanto tanti auguri perché oggi è il tuo compleanno. Grazie. Grazie mille, grazie mille. Quante telefonate stai ricevendo oggi, Benedetta? È un bel po', anche perché comunque, stando lontano da casa, molte persone non riesco a vederle, quindi sono presenti con un messaggio, una chiamata. Poi adesso dobbiamo staccare fra poco i telefoni perché andiamo a lavorare. E infatti però dovete lavorare. Ieri sera e stamattina sono arrivate tante chiamate. Ecco, nemmeno puoi divertirti oggi e fare quello che vuoi per il tuo compleanno, Benedetta. Sì, ma penso che sarò molto tranquilla, ci faremo un aperitivo. Senti, a Torino, un attimo, poi magari festeggio il weekend. Allora, come sta andando questo programma? Io so che sta avendo un successo strepitoso sia la TV Ribelle ma anche Gulp Girl. Sì, siamo molto contenti anche perché ci stiamo insegnando tanto, è anche una scommessa perché soprattutto Gulp Girl è un tutorial, quindi anche siamo le prime insomma a fare un programma di questo tipo e i risultati stanno arrivando. Poi ovviamente noi, e parlo anche a nome di Viola e dell'altra autrice Monica, insomma cerchiamo sempre di fare meglio, però siamo già molto contente perché i risultati arrivano. Ricevete comunque email o posta dalle telespettatrici? Ma più che altro nelle nostre bacheche, le nostre pagine Facebook, Twitter, i social network, sì. Tanti, comunque siamo state accolte con entusiasmo. Sì, perché è un programma, diciamo, frizzante e giovanile. Fa vedere, ad esempio, come tu fai vedere come con pochi soldi si possono fare un abbigliamento delle grandi star. E certo, anche perché comunque il periodo storico è quello che è. Di certo. Conseguenza uno si deve anche adeguare, noi cerchiamo di stare al passo, anche perché le ragazze che ci seguono sono tutte comunque di ragazze piccole, quindi non hanno la possibilità di spendere tanto, cioè economicamente parlando dipendono comunque dai genitori, quindi insomma noi cerchiamo di trovare un giusto compromesso fra la spesa, la qualità, il divertimento, sono tanti componenti che poi vanno a formare un tutorial che è molto breve, però sia facendolo che guardandolo devo dire che è molto piacevole. Quindi senti Benedetta, che cosa ti manca più di tutto in questo momento? In questo momento? Ma relativo, forse vorrei avere più vicino la mia famiglia, perché comunque vivo fuori casa, quindi sono sempre con la valigia in mano. La tua famiglia dove sta? E allora è a Parma. A Parma, per cui a Parma insomma, però il prosciutto di Parma. Ho il fidanzato a Roma. Il fidanzato a Roma. I genitori a Parma, quindi sono un boomerang e purtroppo non posso essere da tutte le parti, quindi è questa cosa un po' che se potessi usare il teletrasporto sarebbe molto meglio, ma purtroppo non c'è. Senti, sei una ragazza molto romantica? Un po' sì, dai, giusto, non senza esagerare. Senti, giusto, qual è la canzone che ti piace di più e possiamo dedicarti per il tuo compleanno? Your Song, quella di Elton John. Vabbè, mamma mia, la mia preferita, Benedetta. Sì? Bene, bene. Senti, allora, bene. Un bacione da tutti gli ascoltatori di Romantica, un bocca al lupo per il programma e... Grazie, e a presto, tanti auguri allora. Un bacio grande a tutti. Ciao, ciao. Carissima, ciao. Un buon compleanno a Benedetta Mazza. It's a little bit funny, this feeling inside. I'm not one of those who can easily hide.
Thank you.